Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e benvenuti in questa nuova Top 10. In questo video andrò a stilare una classifica personalissima delle migliori 10 esperienze stealth nei videogiochi degli ultimi 10 anni. È bene specificare e sottolineare che questa non è una classifica dei migliori 10 videogiochi che al loro interno contengono delle fasi stealth, bensì i videogiochi sono stati ordinati esclusivamente in base alla loro componente stealth. Il che significa che man mano, salendo nelle varie posizioni, non avremo il videogioco in assoluto migliore rispetto agli altri, ma quello che, appunto, presenta l'esperienza stealth complessivamente più riuscita. Quindi non c'entra la storia, la recitazione, il combat system e quant'altro, ma esclusivamente la componente stealth. Prima di buttarci nel cuore del video vi ricordo di passare in descrizione dove trovate il link d'affiliazione g2a.com per chiavi di gioco a prezzo scontato. Comunque vi ricordo che ogni opinione espressa in questo video è strettamente personale, così come la classifica stessa, e detto questo direi che siamo pronti a buttarci in questo viaggio nel mondo dello stealth. In decima posizione, Alien Isolation, uno di quei survival horror che fanno veramente paura. Lo xenomorfo ha un'intelligenza artificiale straordinaria e non compare mai in posizioni scriptate, come potrebbe essere, che ne so, il Nemesis di Resident Evil, per dire, che per quanto fatto bene si può comunque seminare in maniera relativamente semplice. Lo xenomorfo è imprevedibile, proprio perché agisce di testa sua. Le sezioni stealth di Alien Isolation dunque sono veramente intense, nonostante non sia uno stealth puro, dal mio punto di vista merita tranquillamente un posto in questa top 10. In nona posizione, Batman Arkham City. Avrei potuto inserire Arkham Knight, sarebbe stato uguale, ma inserisco Arkham City per un valore affettivo. I nemici armati rappresentano veramente una minaccia per Batman, che essendo dotato di gadget, ma non di superpoteri, è chiaramente mortale come un qualsiasi altro essere umano. È per questa motivazione che deve agire d'astuzia per aggirarli e dargli il ben servito. In generale, le fasi stealth sono veramente ben riuscite e dal mio punto di vista toccano l'apice nella boss fight contro Mr. Freeze, un magnifico momento in cui un eccellente level design permette di sfruttare l'intera arena di combattimento a nostro vantaggio per colpirlo furtivamente. In ottava posizione, The Last of Us Parte 2. Un passo in avanti nel gameplay gigantesco rispetto al primo capitolo rende The Last of Us Parte 2 un gioiellino nelle fasi di shooting stealth, dal mio punto di vista. Anche solo lasciando da parte storia, narrazione, grafica, animazioni e focalizzandoci sulla sola componente furtiva, ciò che colpisce di più è l'intelligenza artificiale dei nemici, avanzatissima, ma soprattutto verosimile. I nemici comunicano per la mappa, dialogano, fischiano a seconda della fazione. Ellie potrà nascondersi in ogni dove, nell'erba, sotto le auto, sotto le varie strutture. Bello, bello, bello. Ovviamente non raggiunge l'apice di questa classifica perché i grandi maestri stealth surclassano ovviamente The Last of Us, però il passo in avanti c'è e si vede. Il gameplay di parte 2 in generale è esplosivo ed è per questa motivazione che ho deciso di inserirlo in questa classifica. In settima posizione, Mark of the Ninja. Splendido stealth in due dimensioni, caratterizzato da uno stile estetico inconfondibile ed un level design brillante. Una magnifica sorpresa datata 2012 che dimostra come spesso dal mondo degli indie riescano a provenire delle perle di inestimabile valore, capace di confrontarsi con i più grandi dell'industria. La perfezione strategica di Mark of the Ninja si scontra tuttavia con un livello di difficoltà forse non bilanciatissimo e con dei controlli non sempre precisi, delle piccole sbavature che non permettono a Mark of the Ninja di scalare questa classifica. Rimane comunque una settima posizione di grande prestigio. Al sesto posto, Desperados 3. Ritorna un grande classico dello stealth isometrico, travestito da strategico in tempo reale. 5 personaggi protagonisti estremamente caratterizzati, ognuno con il suo scopo specifico. Abbiamo Cooper, il leader, che è un po' il tuttofare della situazione. Doc McCoy, l'alchimista, che funge anche da cecchino. Hector Mendoza, il più prestante fisicamente, dotato anche di una trappola per orsi estremamente efficace. Kate O'Hara, che è utilissima con i suoi travestimenti. Ed infine Isabelle Moreau, che con le sue abilità voodoo aggiunge quel tocco soprannaturale che in fasi avanzate di gioco rende tutto molto più prezioso. Un grande stealth che merita senza ombra di dubbio di stare in questa classifica.
In quinta posizione, Splinter Cell Blacklist. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ma quanto aspettiamo un ritorno di Sam Fisher su Next Gen, signori? Quanto? Splinter Cell è un'icona del genere stealth nel mondo del videogioco, con il caratteristico visore di Sam Fisher a tre luci verdi. Inverosimile, ma estremamente caratteristico. La gestione dei gadget di infiltrazione, della luce dinamica, l'ambiente, tutto questo ambaradan rende grande gli Splinter Cell, che rimane una delle assenze che più ho sentito su PS4 ed Xbox One. Blacklist obiettivamente non è il miglior capitolo della serie, ed è per questa motivazione che l'ho piazzato solamente in quinta posizione. Se stessi stilando una classifica di tutti i tempi e andassi a prendere in considerazione l'intero brand, ovviamente Splinter Cell sarebbe senza ombra di dubbio sul podio. In quarta posizione, Deus Ex Mankind Divided. Sono stato fino all'ultimo in dubbio se mettere lui o Human Revolution, ma come detto ad inizio video, non voglio prendere in considerazione trama, ambientazione, eccetera, ma solamente il gameplay, e Mankind Divided propone indubbiamente un passo in avanti nel gameplay rispetto al predecessore. Svariati innesti tecnologici che vanno a proporre uno dei punti più alti del gameplay da immersive sim, non solo del decennio, ma probabilmente di tutti i tempi. Pregevolissimo nel level design. Con diverse possibilità d'approccio, Deus Ex rimane un classico del genere, caldamente consigliato. In terza posizione, Metal Gear Solid 5. Ditemi quanti giochi vi vengono in mente che pur da incompiuti possono comunque fregiarsi dal titolo di capolavoro. A me ne vengono in mente pochi e uno di questi è sicuramente Metal Gear Solid 5. Un gameplay estremamente bilanciato che offre la possibilità di svariati approcci, sebbene poi veda, dal mio punto di vista, nell'esperienza stealth il suo fulcro. L'infiltrazione militaresca ha i suoi massimi livelli, inserita in un contesto open world che permette delle fasi di briefing, premissione, che aumentano la profondità strategica. Veramente grandioso. In seconda posizione, Dishonored 2. Meraviglioso immersive sim di Arkane Studios, che presenta ad oggi uno dei gameplay più divertenti e bilanciati del decennio appena trascorso. Nonostante le svariate possibilità d'approccio, reputo comunque Dishonored 2 un gioco stealth-oriented, con un level design stellare che va ad innalzare ulteriormente il suo peso specifico. Memorabili poi le missioni nella Clockwork Mansion, la casa cangiante, o a Cracking a Slab, nella quale ci muoveremo tra due diversi piani di esistenza, presente e passato. Il tutto, ovviamente, con svariati poteri a nostra disposizione, sia quelli di Corvottano che di Emily Coldwyn, che rendono tutto più vario e divertente. Un gioco inarrivabile sotto molti punti di vista. Bene, signori, siamo arrivati in testa. In prima posizione non abbiamo un gioco, abbiamo un'istituzione, il re dei giochi di infiltrazione degli ultimi 10 anni, l'esperienza stealth definitiva. Ed ovviamente sto parlando di... Hello, Dadobax. Do not mistake this message for an offer of friendship. Your name was passed to me by someone I'm inclined to trust. She has been watching you and believes you have the potential to be a silent assassin. The silent assassin is a master strategist, always staying 2 moves ahead. Can you be a silent assassin? Can you perform on my level? Or will you slip up like all the others? Agente 47 è il protagonista di una delle serie stealth più longeve e valide della storia del videogioco, che tra momenti di alti e bassi è riuscito a reinventarsi in questa generazione con una trilogia veramente esplosiva. Lo spiego a chi non ci ha giocato e magari non lo sa, Hitman World of Assassination non è una trilogia composta da 3 giochi diversi, ma è un unico gioco composto da 3 stagioni, una rilasciata nel 2016, una nel 2018 e una ad inizio 2021. Ora, la cosa bella è che se tu le possiedi tutte e 3, e quindi hai comprato Hitman 1, 2 e 3, puoi giocare alle missioni di Hitman 1 e 2 con il gameplay e la grafica del 3. Cioè, ragazzi, non so se è chiaro il concetto, è tutto un mega gioco unico con una storia collegata con 3 stagioni. Quindi, insomma, già la formula in sé è imponente. Ma venendo al gameplay, lo spiego per chi non lo conosce.
In Hitman inizi un livello, che in genere è gigantesco, con alcuni obiettivi, in genere dei bersagli da abbattere. Ora, il come abbatterli sta a te. Puoi infiltrarti senza farti vedere, puoi travestirti, puoi svolgere delle side quest per attivare delle situazioni particolari, puoi agire in una marea di modi. È rigiocabilissimo. Contate che ho circa 200 ore di gioco e ho fatto, rifatto le varie missioni sempre in maniera diversa. I livelli enormi sono praticamente dei piccoli ecosistemi che vivono di vita propria. Hitman purtroppo non si eleva a capolavoro in generale perché la storia non è un granché, ovviamente dal mio punto di vista, la narrazione non prende particolarmente e lo shooting poi nel momento in cui vi scoprono non è propriamente esplosivo. Insomma, tante piccole sbavature di questo tipo che non lo rendono purtroppo nel suo complesso un gioco incredibile. Ma se state cercando uno stealth puro, ebbene, in quella componente, secondo me, Hitman è senza sbavature. Secondo me, il punto più alto tra le esperienze stealth degli ultimi 10 anni.